Valdichiana, buonasera. È giovedì 29 agosto, siamo ormai agli sgoccioli di questo agosto 2019 e siamo in pieno Live Rock Festival. È la seconda serata di Live Rock Festival qui dal parco ex Fierale di Acquaviva e siamo tutti felicissimi, abbiamo delle vibrazioni positivissime che ancora ci risuonano dentro dopo la splendida serata di ieri sera, perché Rancore ha chiuso una delle aperture di Live Rock Festival più emozionanti che ricordi, e io più o meno di ricordi qui al Live Rock Festival ne ho tantissimi. Ci sono anche testimonianze fotografiche. E mi vedete anche brillantinoso così, ma semplicemente perché noi dello staff del collettivo Piranha stiamo celebrando un compleanno, quindi perdonateci se stasera saremo un po' più brillantinosi del solito. Comunque, bando alle ciance, Vale, Valentina, stasera così bella, così solare, così lucente, raccontaci un po' quali sono che aria si respira, che aria tira in questo parco ex Fierale in questa seconda sera di Live Rock Festival. Sono così lucente perché dovevo fare concorrenza ai tuoi bellissimi e fantasticissimi brillantini. Ma allora rimaniamo in tema sbrilluccichio, perché io mi incarto, ragazzi. Quindi la serata è l'emozione che stare vicino a me, lo so, sì, che stare vicino a me non è facile. Non è facile stare vicino a Tommaso, però che aria si respira? Allora, l'aria è positiva, tu hai raccontato quello che è successo dietro al palco, nel backstage, ti posso raccontare quello che è successo al di qua del palco, quindi tanta gente sia alla parte ristorazione che alle birre, queste fantastiche birre che vengono servite qua al Live Rock Fest. Ricordiamo un'ampia scelta di birre che accompagnano i tanti concerti musicali che animano Acquaviva, animano il Fierale, ma animano tutta la Valdichiana in questa lunga settimana. Possiamo anche dire il Centro Italia, perché ieri sera ho avuto modo di parlare, insomma, con un po' di gente, e non c'è solo persone della Valdichiana, ma ci sono anche persone da Firenze, ma anche del Centro Italia. Quindi diciamo un Live Rock Festival International. Io ti posso dire che oggi pomeriggio, già dal soundcheck, ho sentito degli accenti del nord Italia e accenti dei campani, perché stasera avremo degli ospiti, dopo molto, lo diremo meglio, che vengono da luoghi Italia, d'Italia eh? Molto, allora, molto frizzanti. Tommy, andiamo a scoprire insieme a te chi si esibirà questa sera sul fantastico palco del Live Rock Festival. Allora, stasera iniziamo con i Telestar, che sono una band che potremmo dire nostrana, perché sono di Empoli, quindi diciamo sono a pochi chilometri da Acquaviva, quindi una band locale che aprirà questo giovedì sera con un bel pop frizzante. Continueremo con Di Martino, nome d'arte di Antonio Di Martino, che è uno dei più importanti cantautori che attualmente sono sulla scena musicale italiana, e chiuderemo con i Nuguinea, che sono un collettivo, potremmo dire, artistico e musicale che richiama tutta la grande tradizione partenopea napoletana. Sono quasi tutti napoletani, ma diciamo che la loro musica viene concepita e creata a Berlino, e quindi c'è questa napoletanità che viene filtrata da questo filtro, appunto, di Europa continentale. Cosmopolita. Ma come sempre, la grande musica del mondo, quella che si sente al Live Rock Festival negli ultimi di agosto. Allora, Tommy, a questo punto il tuo compito sai qual è? Qual è? Andare a prendere l'artista di questa sera che vedremo. Oh mamma, stasera sono fan di tutti e tre gli artisti sul palco, quindi per me è un'emozione estrema. Forse tre, perché avete visto che la Valdichiana è riuscita ieri sera a prendere per la prima volta tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco, che ovviamente noi le nostre interviste vi sveleremo piano piano e voi dovete rimanere connessi. Allora, Tommy, tu vai a prendere l'artista. E io ti lascio il microfono. Tu mi lasci questo scettro. Lo scettro del potere, e mi avvicino alla nostra artista, ovvero a colei che ci accompagna in queste dirette, la pittrice, l'abbiamo risoprannominata così, la pittrice, e il suo live painting. Allora, Gaia, ciao, ben trovata. Ormai il ghiaccio l'abbiamo rotto, sì. Ormai puoi fare intervista a rosa per tutta la settimana, giusto? Allora, Gaia, a che punto è il nostro live painting? E stasera vedremo la fine, oppure ce lo svelerai domani sera? Allora,
Live painting è a metà dell'opera, quindi stasera mi riprometto di finirlo e sicuramente sarà possibile vederlo finito domani sera. Sicuramente proprio, e domani sera verrà sostituito con un altro plexiglass e farò il secondo lavoro che dovrà essere accompagnato a questo. Ricordiamo che tu in questo Live Rock Festival sei in due location, qui con noi e al Social Club, che è al Social Club Piranha, a pochi passi, a pochi metri da qua. Lì fai un altro lavoro. Lì il tuo lavoro consiste nel ritrarre il pubblico. Qui abbiamo spiegato che c'è un concetto un pochettino più elaborato. Lì il pubblico che tutte le sere è qua al Live Rock Festival, giusto? Sì, giusto, è il vero protagonista secondo me del Live Rock Festival. E mi sentivo di rappresentarlo e su di sopra, facendo su e giù tutta la sera e lavorando questi due temi completamente diversi, cercherò di spaziare su dei temi che fondamentalmente sono il centro, quelli che sono maggiormente il centro del Live Rock Festival. Anche l'altro sta giungendo a termine entro questa sera e domani sera inizierò un'altra tela che verrà accompagnata a questa già conclusa. Allora Gaia, tu lavora perché veramente il tuo lavoro sta facendo incantare grandi e piccini, e io vedo che è tornato Tommaso Ghezzi con l'ospite di questa sera qua in diretta e ovviamente al Live Rock Festival. Lo vado ad interrompere, ma eccoli qua tutti e due, io passo il microfono a Tommaso Ghezzi con il suo ospite. Allora, grazie Valentina, grazie mille, sono, posso dirlo, onorato di avere Di Martino qua con me, che ci concede, diciamo, questa intervista a poche ore dalla sua esibizione sul palco di Live Rock Festival. Di Martino che porta il suo ultimo disco, che si intitola Afrodite, e quello che magari vorremmo sapere in un instant, in una diretta istantanea come questa è... cosa il pubblico che magari ha sentito il disco in studio, in cuffia, qual è la sua disposizione, qual è la postura che dovrebbe assumere per ascoltarlo live? Postura in piedi sicuramente, perché è un disco che si ascolta in piedi, non è un disco che si ascolta seduto, magari come altri dischi che ho fatto. Poi questa sera devo dire che c'è una energia particolare in questo parco, non lo so, c'è anche il fatto che sia gratuito, che questo festival sia aperto a tutti, è una cosa molto bella perché garantisce a tante persone di imparare, no, a conoscere un artista, più che, no, un concerto a pagamento in cui magari hai sempre quella remora del biglietto. Invece in realtà vedere degli artisti live che suonano gratuitamente per me è sempre una bella, è sempre una sorpresa, no? Suonare davanti a gente che magari non mi conosce, quindi per me questa è già una cosa positiva. Quindi Afrodite davanti a persone in piedi si pone secondo me con le migliori, nella migliore prospettiva, diciamo. E ti svelerò, ti sto per svelare una cosa, cioè che vedrai davanti a te un pubblico estremamente variegato, perché da quello che abbiamo visto ieri sera ci sono molte famiglie, generazioni che veramente sono molto diverse tra di loro, quindi sarà un pubblico molto variegato e conoscendo io personalmente anche i contenuti di Afrodite, secondo me anche l'esibizione di stasera può assumere un'evocazione ulteriore rispetto a chi c'è davanti. Un'altra cosa ti volevo chiedere, nell'ultimo disco si sente la parola Palermo, si sente molto, molto all'evocazione della tua terra d'origine. Essenzialmente la Sicilia è comunque provincia italiana, comunque molto distante dai grandi centri industriali d'Italia, ed è più o meno la stessa situazione che respirano magari i musicisti o gli artisti che vivono in questa parte di territorio. Ecco, quello che ti volevo chiedere è una riflessione appunto su questo punto di vista. Cos'è stato per te scrivere in un territorio come e comporre in un territorio come quello siciliano e in generale la provincia italiana, cosa può trasmettere? Guarda, io ho fatto un disco che si chiama Un paese ci vuole, che parlava proprio di questo, cioè parlava del fatto che le più grandi rivoluzioni sono nate sempre nei luoghi piccoli, no?
nei luoghi dove per emergere devi lottare in qualche modo. Palermo questo, ma penso anche questo posto sia qualcosa del genere. A Palermo per emergere comunque devi realmente lottare, perché noi siamo svantaggiati geograficamente rispetto ai luoghi dove si svolge la musica in Italia. Poi siamo avvantaggiati perché è al centro del Mediterraneo, quindi abbiamo vicino l'Africa, che per me è sempre un punto di ispirazione, no? E vivere in un posto che è stato conquistato da diverse popolazioni è stato comunque una fonte, ed è una fonte inesauribile, di storie, di linguaggi, di parole che escono dal cappello ogni tanto, dai vicoli, dalle signore che te le raccontano, e comunque danno linfa a un percorso come il mio, che è quello legato a delle storie che si raccontano, no? Per cui Palermo per me è questo, è un porto aperto dove arrivano continuamente, da cui partono continuamente delle storie. Grazie mille. Io a questo punto, visto che manca veramente poco al tuo live, ti riconsegnerei nelle mani dei responsabili del backstage per farti mangiare, per farti rilassare prima della grande esibizione che ci sarà stasera. Noi saremo tutti dalla parte opposta del palco e niente, ci aspettiamo veramente un grande concerto. Grazie mille per aver partecipato a questa diretta. Grazie. A questo punto noi, cara valdichiana che ci segue, ci avviciniamo di nuovo ai Telestar. Ciao. Che arrivano qui da un altro artista che ospiti che mi vengono piano piano lanciati nella diretta. Come vedete, questa è una cosa. Prego, vieni qua. Ciao. Grazie mille di partecipare a questa diretta. Abbiamo parlato con Di Martino. Prima di Di Martino, prego, accomodati nel nostro salottino. Prima di Di Martino suoneranno i Telestar, che sono, diciamo, quelli che fanno, passami il termine, gli onori di casa stasera. Prima di tutto perché suonano per primi, e poi perché sono i toscanacci della situazione, no? Però da quello che abbiamo sentito, insomma, questi toscanacci hanno un sound che richiama prospettive un po' più ampie, ecco. Quindi innanzitutto benvenuto nel nostro salottino, e quello che ti chiedo è: quali sono le ispirazioni, da dove arriva questo il suono dei Telestar? Beh, il suono dei Telestar arriva dall'Inghilterra, dall'America, un po' da quella musica new wave dei primi anni 2000. Si passa, diciamo, da tutto il mondo newyorkese degli Interpol, per poi andare agli Editors, quindi andare in Inghilterra, per poi ritornare in America e andare su The National. E, insomma, il tentativo che abbiamo fatto è quello di unire questo mondo internazionale al cantautorato italiano, di De André piuttosto che di Tenco. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di fare appunto una sintesi fra questi due generi. Ecco, rovesciando la domanda che ho fatto prima a Di Martino, a te la posso fare direttamente. Com'è iniziare in Toscana? Com'è cominciare calcando i palchi e le pedane di questa regione, della provincia, del centro Italia? Beh, guarda, noi giriamo da un po', perché il progetto Telestar, anche se magari si comincia a vedere un po' più adesso, è un progetto che esiste da 15 anni, quindi è un po' che giriamo, conosciamo abbastanza bene le realtà toscane. Non è facile perché i club non esistono più, la musica dal vivo non è qualcosa per questo paese, la gente preferisce fare altre cose. Non c'è la cultura della musica dal vivo in Italia e di conseguenza non ci sono le strutture, le attrezzature, le organizzazioni. Infatti io mi sono complimentato tanto con voi proprio per questo festival. Io tra l'altro pensavo fosse a pagamento, quando i miei conoscenti mi dicevano perché è un mezzo miracolo portare artisti di questo calibro come Anna Calvi, che io adoro, ma anche New Guinea, anche Di Martino, che è un artista che ammiro e che ascolto da tantissimo tempo, è, come dire, un miracolo.
Noi la chiamiamo rivoluzione più che miracolo, però sì, più o meno i termini sì, sono quelli. Il concetto è quello. E un'altra domanda ti faccio, visto che appunto i Telestar sono sulla scena da un po' di anni e calcano i palchi da un po' di anni, hanno potuto vedere un po' i cambiamenti che si sono succeduti negli ultimi 15 anni nel panorama indie, chiamiamolo così per brevità, italiano. Per i musicisti che ci sono dentro, è cambiato qualcosa? Quale tipo di evoluzione hai visto, hai notato in questi anni? Beh, sicuramente c'è un eccesso, cioè parlo di una cosa positiva, c'è un eccesso di offerta di musica, mentre prima la gente ascoltava un po' quello che gli veniva dato, ora c'è, diciamo, internet ha democratizzato, sto dicendo una banalità che ormai sanno tutti, ha democratizzato il mondo della musica e quindi le persone sono più libere di ascoltare quello che veramente gli piace. Cioè, ci sono mezzi come Spotify, Apple Music che in un certo senso dicano la verità. Cioè, se uno, un artista è veramente, ha un valore, io credo che alla fine viene fuori a un certo punto. Se invece non ha valore o magari non è il momento giusto, magari è più sfortunato, però io vedo gli artisti che comunque hanno un certo appeal, un certo valore, che piano piano poi vengono fuori. E per concludere, poi voi suonate per primi, quindi voi alle 9:30, ricordiamolo, alle 21:30 i Telestar sono sul palco di Live Rock Festival, quindi per chi ancora è a casa iniziate a uscire, sbrigatevi, iniziate a riempire il parco ex Fierale di Acquaviva, perché ieri sera era bello pieno ed era bellissimo da vedere, quando è pieno questo parco è veramente bello. Ecco, un messaggio, cosa ci dobbiamo aspettare da questa esibizione? È difficilissimo iniziare le serate qui, ce ne rendiamo conto, sì. Quindi cosa avete preparato? Ma noi abbiamo preparato un concerto prima di tutto di pezzi inediti, perché noi stiamo lavorando su un disco nuovo che uscirà a gennaio 2020. In realtà abbiamo un singolo ora che uscirà a ottobre, un altro a dicembre e poi il disco a gennaio 2020. Quindi se avete voglia ascoltarvi, se qualcuno ci conosce e voglia ascoltarsi qualche anteprima, è il momento adatto, insomma. Insomma, si sente bene, il palco è bello, quindi i tecnici di Live Rock Festival, il service, lavorano veramente alacremente per consegnare al pubblico il migliore dei suoni. Quindi io ti ringrazio infinitamente, ci vediamo alle 21:30, ovviamente ci vediamo, per modo di dire, noi vedremo sicuramente voi spero che con i fari in faccia vedrete il meno possibile, però ci vediamo dopo, noi dall'altra parte del palco. Non si dice in bocca al lupo, però forza, dai. Grazie. Alla grande, grazie mille. Ciao. E vedo Valentina, vedo la lucentezza di Valentina con le sue trecce. Stasera sei stato bravissimo, hai portato ben due artisti. Bravo, bravissimo Tommy. Con i suoi chatush. Va bene. Che bello. E quindi, chi Tommy, c'è la fotografa. C'è Irene Trancosi. C'è Irene Trancosi. Ufficiale. Allora, dobbiamo una grandiosa personaggio. Dobbiamo organizzarci. Io vi saluto. Tu intanto ci saluti, vi rivedremo. Vi saluto, venite, dopo. Mi vedrete sul palco a presentare insieme a Lalla. Ciao! Ciao Tommy, a doppissimo. Allora, ecco, Tommaso mi ha lanciato il microfono nel vero senso della parola. Allora, Irene, la fotografa ufficiale del Live Rock Fest. Una delle. La rappresentante del gruppo fotografi del Live Rock Festival. Esatto. A te l'onore di riassumere in uno scatto le vibrazioni che arrivano dal fantastico palco del Live Rock. Allora, vai tranquilla, lo tengo io il microfono. Ah, ok, perfetto. Allora, per me è il quarto anno di Live Rock Festival. È un'esperienza bellissima, ogni anno sempre di più, non è sempre semplice, perché comunque sul palco non si sa bene cosa succede e è nostro il compito di immortalare e rendere, diciamo, appunto immortale il festival, quindi a volte ci sentiamo anche un pochino responsabili. E questo. Senti, ovviamente abbiamo sentito che Irene non è puramente toscana, no. Tu arrivi direttamente da Parma e quindi la domanda è:
cosa ci fai qua ad Acquaviva? Come ci sei arrivata? Non mi dire quel treno in macchina perché è scontata come cosa. Perché una fotografa di Parma durante il Live Rock viene a lavorare qua in questo bellissimo, in questa bellissima realtà? Allora, da quando ho 18 anni sono anche fotografa del Cantiere Internazionale d'Arte qua a Montepulciano, qua vicino. E diciamo, lavorando in questo contesto, sono entrata a contatto con, anche con la realtà che c'è qua ad Acquaviva, diventando amica dei, insomma, di voi poliziani. E così da cosa nasce cosa sono, diciamo, arrivata anche a far parte del festival, Live Rock Festival. Ecco, diciamo, questo il modo in cui sono giunta. E la domanda a questo punto è d'obbligo: a Parma esiste un festival figo e bello come quello di Acquaviva? Allora, c'è il Festival Verdi, che con tutto il rispetto è noto, però Live Rock Festival è assolutamente tutta un'altra cosa, è molto molto più figo, sì, 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 c'è da dire la verità. Senti, tu tutte le sere, come hai detto tu, sei sotto il palco, ti vediamo con la tua macchina fotografica che in qualche modo riesce a captare queste belle vibrazioni. Quanto è difficile raccontare una realtà come Live con degli scatti? Cioè, cos'è che ti colpisce di più? Allora, è complicato perché il live non sono solo concerti, ma è anche tutto appunto quello che ci sta dietro, i volontari, il backstage, e questa è una parte molto importante e che necessita appunto di esserci, di essere presenti e di raccontare quello che magari a chi viene a vedere non riesce a cogliere, il grande lavoro insomma di tutto il collettivo Piranha e di chi ci sta dietro. Questo insomma è molto importante. Allora Irene, io ti libero, vai alla tua postazione sotto palco. Irene la trovate un po' in giro con la sua macchina fotografica e grazie per essere venuta qua a questa intervista, perché so che è stato molto difficile per te anche convincerti. Grazie Irene e ciao. Voi seguitemi perché ancora la puntata non è finita. Non è finita perché adesso vi porto a vedere come tutte le sere succede, vi porto a vedere che cosa succede qua all'ex fierale di Acquaviva. E come questo è il nostro palco, già pronto per accogliere gli artisti di questa sera che vi abbiamo fatto conoscere con Tommaso Ghezzi, quella è la parte birreria, la parte ristorazione. Vi ricordo che quest'anno il nostro programma Diretta Rock ha deciso di non prendere sponsor esterni dai privati, ma di sposare una causa, ovvero di aiutare l'Avis di Montepulciano per i suoi 60 anni. E quindi anche questa sera siamo qua nella postazione dell'Avis di Montepulciano e chiamo la signora Rita! Rita! Eccola, la signora Rita, vediamo anche Giuliano Faralli, il presidente dell'Avis di Montepulciano, qua stanno allestendo, ieri Giuliano ci ha spiegato il discorso del buono, ma siamo con Rita che ci racconta invece l'associazione Avis. Allora, Rita, quanti volontari ci sono e raccontaci di questa macchina imponente che è l'Avis di Montepulciano. Allora, la macchina di Montepulciano dell'Avis è questa, che comprende circa 1000 soci, sono quelli che sono già andati in pensione, quelli sostenitori o meno, 600 sono effettivi di donatori. Noi le chiamiamo, le prendiamo l'appuntamento e chiamiamo giornalmente, c'è la nostra Patrizia che dalle 16 alle 10, alle 19 lei è lì in ufficio e prende le prenotazioni, dà gli appuntamenti e vanno a prenotazione giù al centro trasfusionale a Montepulciano, a Val di Chiana. Senti, ricordiamo, io l'ho un po' annunciato così, ma poi ce l'ha spiegato bene ieri Luciano, ricordiamo questa iniziativa che fate qua al Live Rock, perché siete qua al Live Rock? Siamo qui perché quest'anno è il 60esimo, ci dobbiamo fare vedere e fare essere visibili in tutte le nostre, abbiamo stati al Bravio, siamo stati in varie associazioni all'AIA giù a Montepulciano. E qui siamo alla Rock Festival di Acquaviva e chi si iscrive all'Avis offriamo una pizza.
Bellissima iniziativa, bellissima, per festeggiare questo importante traguardo. No, no, anche col presidente, con tutti i nostri consiglieri abbiamo fatto questa scelta perché era una cosa doverosa, e cerchiamo, e noi diciamo anche a tutti i giovani, di iscriversi all'Avis, perché in questo momento ci troviamo veramente in difficoltà e abbiamo bisogno di donazioni, di donare sangue. Allora, grazie Rita, noi con l'Avis ritorneremo sicuramente domani sera, voi li trovate ovviamente qui all'entrata accanto a dove si prendono e dove si ritirano gli ecobicchieri. Grazie Rita, a domani, e adesso vi porto, calma che qui il percorso è abbastanza impervio, vi porto da coloro che vi salutano, ovvero dal comitato di benvenuto che tutte le sere vi accolgono appena arrivate al Live Rock. Allora, vieni, nel frattempo facciamo vedere un po' di ristorazioni. Buonasera ragazzi! Buonasera! Eccoli! Li ho istruiti bene. Allora, qui abbiamo... Gianluca Meacci. Poi... Federico. Poi... Giovanni. E poi... No, non lo voglio sentire! 1, 2, 3... Marta Parri. Allora ragazzi, voi siete qua che accogliete gente. Allora, parliamo della lotteria. Della lotteria e ovviamente della ruota, che è dall'altra parte, che dopo magari cercheremo di andare a capire un po' meglio. Allora, qui accogliamo le persone, chiaramente si può vincere svariati premi, 3 simboli uguali, si può vincere la birra, il vino, la maglietta, la cena, lo zainetto, lo shopper o il libro. 3 simboli diversi, chiaramente si perde, diciamo è un contributo per la festa, allo stesso tempo ci sono dei premi interessanti. Senti, ma la gente si convince facilmente oppure dovete stargli a raccontare la storia del Live Rock? A volte si racconta anche la storia del Live Rock, a volte no, ecco, diciamo dipende dalle situazioni. A volte facciamo anche qualche spettacolo teatrale per convincere la gente. A volte sì. Senti, mi zampetti, io non vi vedo più. Allora ragazzi, da quanto tempo fai parte del Live Rock? Penso dall'inizio, ero proprio piccolo, quindi dal primo anno. Sì. Senta, scusi lei, lo so che deve convincere la gente, ma stiamo facendo una diretta, giusto Federico? È giusto. Senti, ma quanto è difficile tenere a bada tutti questi ragazzi del cocktail di benvenuto? È quasi impossibile, devo essere sincero, però sono bravissimi perché è un posto che richiede una certa capacità di linguaggio e di collaborazione tra tutti, quindi c'è molto lavoro qui, anche se non si direbbe, ci si diverte un sacco, però allo stesso tempo molto entusiasmante e faticante a volte. E allora, con queste bellissime parole di Federico, io direi di chiudere la nostra puntata, la nostra ricchissima puntata. Forse domani vi faremo vedere anche come funziona la ruota, anche se l'abbiamo già un po' spiegato. Io vi do appuntamento a domani sera, ovviamente a Diretta Rock, che la trovate domani sul giornale lavalditiana.it e non so che sta succedendo, ormai abbiamo perso il controllo, e sul nostro canale YouTube. E ovviamente vi aspettiamo al Live Rock Festival. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi.